Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata degli ultimi arrivi. Come potete vedere dall'orologio dietro di me è l'una di notte. Ho finito un paio di ore fa di montare e pubblicare l'unboxing di Bloodborne, non perdetevelo. E adesso sto girando la puntata degli ultimi arrivi e, come avevo promesso, è cambiata tutta la scenografia, come potete vedere. L'ho già usata in una delle vecchissime puntate qualche anno fa, ma ho pensato di riutilizzare questa inquadratura perché così potete vedere meglio i giochi quando ve li mostro uno per uno. In più io ho tutti i giochi qui messi qui sopra, così li posso prendere senza dovermi piegare a destra e a sinistra. E spero che vi piaccia, se no scrivetevi un messaggio e ditemi ritorna alla vecchia inquadratura e cambiamo subito nella prossima puntata, anche se voglio provarne anche un'altra, ma ve ne parlerò la prossima volta. E ragazzi, questo è un mese ricco di giochi del mese. Infatti in questo mese non ho preso uno, ma ben tre titoli, e quindi cominciamo subito con i giochi del mese. Come dicevo, questo mese ho preso tre titoli. Vi ho detto già che ho fatto l'unboxing di Bloodborne e infatti eccolo qua. Ho preso la collector che si chiama Nightmare Edition di Bloodborne, bellissima, guardatevi l'unboxing, non perdetelo perché contiene un sacco di materiale e fatto veramente bene, quindi è un'ottima collezione. Ottimo anche il gioco, che ha preso voti altissimi, sopra il 9. Noi ancora non abbiamo fatto, come al solito, la recensione, la faremo molto più in là, quando avrò la possibilità di giocarlo. Adesso, appena finisco gli ultimi arrivi, proverò a farvi anche un gameplay con prime impressioni, 5 minuti di gioco, e vi dico quello che penso, così come abbiamo fatto con Battlefield Hardline ieri, e lo sto montando e lo pubblicherò in questi giorni, e come farò anche con la demo di Final Fantasy, ancora non sono avuto il tempo di provarla. E ragazzi, io ve lo consiglio, almeno non la collector, ma almeno il gioco normale, perché è davvero un bel gioco. Poi questo mese avete visto anche l'unboxing di Final Fantasy Type-Zero HD o HD, High Definition, come lo volete chiamare, io lo chiamo Final Fantasy Type-Zero. E anche questa una collector abbastanza ricca, forse sarebbe stato meglio mettergli una statuetta, però va bene con l'artbook e il manga. Anche questo gioco consigliato agli appassionati di Final Fantasy, consigliato a chi vuole provare il 15, perché qua dentro c'è la demo del 15, anche se si può comprare anche singolarmente. Comunque sto vedendo dai gameplay che è un bel gioco, io ancora non l'ho provato. E poi ho preso un altro gioco che è uscito anche questo mese, sempre una collector. Questa è la collector di Mario Party 10, che contiene l'amiibo della nuova serie di amiibo, appunto, della serie Mario. Insieme a questo ho preso anche tante belle statuette amiibo, che però vi farò vedere alla fine della puntata. Me ne mancano pochissime per finire le prime due serie, insomma. Questa serie è solo il primo che ho, è questo qui. Comunque il gioco non è un granché, non ha preso altissimi voti, diciamo è bello solo per farvi una partita con 4 amici, 5, si può giocare in 5, però alla lunga poi stanca perché sembra la stessa cosa, poi da solo non è per niente diverso. Insomma, è il solito Mario Party, ma un po' sottotono rispetto agli altri Mario Party, anche se secondo me ha molte cose in più. E questi sono i tre giochi di questo mese che ho preso, appunto, questo mese, e passiamo a quelle che sono state le collector. Vai, cominciamo con una collector davvero eccezionale, ma non è un gioco ragazzi, ma una console. Sì ragazzi, ho preso questa Xbox 360 Limited Edition in versione Gear of Wars 3. Non mi funzionava più la mia Xbox, mi ha abbandonato dopo tanti anni, ha il laser che un po' legge un po' non legge, la scheda grafica che fa i capricci, quindi ho dovuto prenderne un'altra.
In realtà ho fatto uno scambio con un ragazzo e gli ho dato un Nintendo 64 con alcuni giochi che avevo doppione. Lui mi ha dato questa Xbox 360, ottima, perché comprende due pad, uno nuovissimo, la console è nuovissima. Almeno posso ricominciare a giocare alla 360, che ha un sacco di giochi da fare. Poi questa limited da collezione insieme a quella di Star Wars imperdibili, tutte e due. E poi cominciamo con i giochi, visto che vi ho fatto vedere quella 360, cominciamo con i giochi che ho preso per Xbox 360. Da GameStop ho trovato questo Skyrim Premium Edition, eccolo qua, che ho pagato 30 euro più il 30% di sconto, quindi mi è uscito 21 euro, ottimo prezzo. Avevo già la Game of the Year Edition, ma ho trovato anche questa, così ho tutte e tre le versioni di Skyrim. E non so se questa sia in italiano, mi sa di no, l'unica che è in italiano mi sa che è la Game of the Year Edition, però va bene lo stesso. E poi ho trovato anche Bioshock Infinite, sempre per 360, sempre da GameStop, nuovo a 20 euro. E avevo già la versione per PlayStation 3, questa è la versione per 360, quella, la Mega Collection con l'action figure, bellissima. Questa è la versione con l'action figure nanetta, così ho tutte e due le versioni, in tutte e due le console. L'ho preso al volo perché 20 euro è un prezzo accessibilissimo. E poi ho preso per Xbox One Sleeping Dog Definitive Edition, me l'ha data un ragazzo a 16 euro questa, e non so se è un'edizione normale, mi sa che è proprio fatta così con questa scatola cartonata, l'edizione normale, non c'è l'edizione con la scatola di plastica normale. Questa è un remastered, come al solito, sempre remastered ormai, un remastered della versione che è uscita su 360 e PS3. Ogni tanto mi vede che guardo di là, perché dietro di là c'è il monitor e cerco di vedere se ci sono dei riflessi sui giochi che faccio vedere, quindi ogni tanto guardo di là per vedere se si vede bene. E poi infine ho preso un bel collectorone grande per PlayStation 3. Questo qui è Dead Island Riptide. Questa qui è la Zombie Bite Edition, che contiene un bellissimo ve lo posso mostrare perché si apre e si può vedere, eccolo qua. Contiene questo busto di zombie senza testa, senza braccia. È molto interessante. Come vedete qui il prezzo è 49, poi se lo apri c'è un ulteriore sconto che l'hanno messo a 24, poi c'era ancora il 30%, quindi mi è uscito 17 euro, ottimo prezzo. Purtroppo l'ho preso sempre da GameStop, purtroppo da GameStop non davano il gioco insieme a questa collector, è solo il busto, infatti ci deve essere anche una sovracover con cui è scritto PlayStation Xbox, invece negli altri stati, le altre regioni hanno dato, nel resto dell'Europa hanno dato anche al gioco. Vabbè, il gioco io ce l'ho già, quindi va bene così. E con questo, ragazzi, si concludono le Collector le Limited che ho preso questo mese e passiamo ai giochi singoli, i recuperi che ho preso questo mese come recuperi, e passiamo ai giochi singoli sempre come recuperi, che purtroppo non sono stati tanti visto che ho speso tanti soldi nei giochi del mese. Vai con i recuperi. Come recuperi iniziamo con Wii U. Sono riuscito a trovare Darksiders 2, eccolo qua. Darksiders 2 sempre da GameStop, usato, l'ho pagato 15 euro, ottimo prezzo, ottimo gioco. Questi erano i giochi che stavano convertendo da PlayStation 3 Xbox su Wii U, inserendo qualcosa in più, ma a volte togliendo qualcosa dalla grafica, però questo è, diciamo, uscito bene. Chi ha una Wii U lo consiglio al volo, anche perché ormai l'ho usato, si trova a 15 euro, quindi prendetelo, giocatelo, perché è un bellissimo gioco. Poi, sempre rimanendo console Nintendo, su 3DS ho acquistato due giochi da un mio amico che mi ha venduto a 25 euro l'uno, ovvero One Piece Unlimited World R, eccolo qua, che avevo già preso la collector per PlayStation 3. Questa è la versione normale standard per 3DS, bellissimo gioco, anche in questa versione 3DS non è da meno, un po' in meno la grafica, però il gioco è uguale. Chi ha un 3DS lo consiglio, perché è un bel picchiaduro, fatto bene, veramente un bel gioco per 3DS, quindi ve lo consiglio. E poi un bellissimo gioco per 3DS, lo consiglio a tutti, ovvero Fire Emblem Awakening. Questo è uno strategico,
bellissimo il gioco per 3DS, come tutti gli altri Fire Emblem per Wii, il Fire Emblem per Game Boy Advance e quelli per GameCube, tutti bellissimi. Ve lo consiglio al volo, questi due insieme li ho pagati 50 euro tutti e due, più per questo che, che per quello lì. Comunque, bellissimi giochi, li consiglio tutti e due. Poi passiamo a PS Vita. Per PS Vita mi sono preso Uncharted dell'Abisso d'Oro, lo sono anche giocato e finito. Devo dire, bellissimo gioco, è molto più simile al primo Uncharted rispetto agli ultimi, al 2 e al 3. Però molto divertente per essere su una console portatile, devo dire, ha una bellissima grafica. C'ha qualche cosa in più sulla giocabilità per usare i touch, però niente di che. Comunque, bella storia, non è ai livelli del 2 e del 3, però un pochino superiore all'1. Io ve lo consiglio se avete una PS Vita, non so se si può usare anche su PS TV, comunque bellissimo gioco, ve lo consiglio. E poi ho preso un altro gioco per PC, questo l'ho pagato sempre 20 euro da GameStop, e poi sempre da GameStop ho trovato una rimanenza di quei giochi da 1 euro, I Misteri di Capri, un'altra avventura grafica per PC. È un'avventura grafica con la grafica tipo film, cioè sembra un film interattivo, voi vi muovete, risolvete gli enigmi all'interno di una grafica tipo film, però interessa niente di che, però per 1 euro no, non l'ho lasciato lì. E con questo si concludono anche i recuperi dei giochi normali e passiamo ai retro games, invece, che c'era ancora l'offerta 3x1 per giochi PlayStation 2, quindi un'altra bella montagna di giochi PlayStation 2, però ci sono anche delle sorprese alla fine, quindi vai con i retro games. Anche questo mese, dicevo, c'è stata l'offerta da GameStop del 3x1 sui giochi PlayStation 2, quindi ho preso un altro bel lottone grande. Se ci sarà il mese prossimo e trovo qualcosa interessante, lo farò anche il mese prossimo. Però prima di passare ai giochi PlayStation 2, iniziamo con un gioco per DS, eccolo qua, Pokémon versione nera per DS, che ho preso da Amazon a, pensate, 6,90 euro. Ogni tanto Amazon alza e abbassa i prezzi e sono riuscito a procurarmi questo che mi mancava. Io direi che gli appassionati di Pokémon lo devono prendere al volo, anche chi ha già la versione bianca, anche se sono identici. Io naturalmente devo collezionarli, mi sembra che la bianca ce l'ho già, adesso c'ho anche la nera, o forse bianca 2, non mi ricordo. Comunque, bellissimo gioco dai Pokémon, consigliato agli appassionati, e chi non l'ha mai giocato per 6 euro magari lo può provare, ottimo prezzo, ottimo gioco. Poi ho preso per PSP invece questo Dragon Ears Area, che è un gioco d'azione RPG, diciamo così, più gioco d'azione, infatti l'ha fatto Koei, quindi più picchiaduro, diciamo, però molto carino, bella grafica, bellissima storia, purtroppo tutto in inglese, però va bene, è un bellissimo gioco, si può giocare, lo consiglio agli appassionati di questo genere, o a chi ha una PSP, perché ormai, lo sapete, la PSP non fanno più giochi, quindi prendete ciò che è uscito, e tra quello che è uscito questo è un bellissimo gioco. Passiamo a questo mega lotto per PlayStation 2, cominciamo con un bellissimo gioco, un capolavoro per PlayStation 2, ovvero Jak 3 della serie Jak and Dexter, consigliatissimo a chi possiede una PlayStation 2, tutti e tre i capitoli, perché è un bellissimo gioco, è uscita anche la collector su PlayStation 3, quindi al massimo prendetevi quelli e ve li giocate tutti e tre. Non so se è uscito anche su PS Vita, mi pare di no, non mi ricordo, comunque sicuro su PlayStation 3, io ve lo consiglio, io mi devo fare anche i 3, mi pare che mi manca solo il 2, c'ho anche tutti, c'ho anche Jak X, c'ho tutti Jak and Dexter. Poi ho preso Mercenaries 2, Inferno di Fuoco, gioco abbastanza nuovo per quanto riguarda uno degli ultimi giochi usciti su PlayStation 2, infatti è uscito contemporaneamente anche su PlayStation 3 e Xbox 360, lì la grafica è molto più bella naturalmente, qua invece alla grafica PlayStation 2, però il mondo è quello uguale, identico, le armi tutto uguale, quindi anche la giocabilità io ve lo consiglio se avete una PlayStation 2 e non avete una 3 o avete ancora la 2, ve lo consiglio perché è un bellissimo gioco. Poi iniziano anche i giochi, diciamo, meno interessanti, ad esempio ho preso questo ISS International Superstar Soccer 2, che ai tempi era abbastanza divertente, questa è la versione arcade di PES, era uscito sia Pro Evolution Soccer sia International Superstar Soccer, questa è la versione arcade, quella più simulativa, molto diverse perché l'hanno fatto in due case diverse, però
diciamo che era divertente, sembrava un gioco da bar più che un gioco di calcio normale. Ha avuto meno successo, tant'è che mi sa che era l'ultimo, ne hanno fatti due, pure ne hanno fatti più. Comunque lo devo prendere per la collezione. Poi un altro gioco poco interessante, ovvero Real Fishing 3, che, ma a volte questi giochi poco interessanti sono pezzi da collezione, questo no, vabbè, però ci sono a volte dei pezzi da collezione. È un gioco di pesca questo, io preferisco sempre Sega Bass Fishing rispetto a questo, che tra l'altro è uscito anche, Sega Bass Fishing era uscito su Dreamcast, poi l'hanno portato anche su PlayStation, uguale, identico. E ragazzi, lo consiglio solo agli appassionati di pesca, tra l'altro se non sbaglio si gioca senza canna da pesca, quindi non niente di che. E parlavamo di Dreamcast, ecco qui un gioco pari pari trasportato da Dreamcast, ovvero Ready to Rumble Boxing Round 2. Questo è un gioco che hanno preso, non ricordo se c'era solo l'uno, ma mi pare che anche il Round 2 è uscito su Dreamcast, comunque l'hanno preso da lì sicuro. Prendevano i giochi Dreamcast parecchi e li mettevano su PlayStation 2 a dimostrazione che Dreamcast era una ottima console. Riusciva a reggere il passo con quelle della generazione successiva come PlayStation 2, però purtroppo è fallita, ma pazienza. Comunque, questo gioco è un picchiaduro, è un gioco di box, però è più picchiaduro arcade, quindi è abbastanza divertente. Ve lo consiglio, provatelo perché vi fate qualche risata. Poi un bellissimo gioco, The Suffering T.S. Deathbind, ovvero il secondo capitolo di The Suffering, gioco un po' violento, però abbastanza carino, è prodotto da Midway, quindi violenza alla Mortal Kombat, solo che questo è un gioco non è un picchiaduro a incontri, e io ve lo consiglio perché secondo me è da tenere d'occhio sia il primo capitolo che questo, perché è un gioco interessante. Poi un bellissimo gioco di ruolo, questo sì che lo consiglio sicuramente, Baldur's Gate Dark Alliance, bellissimo gioco di ruolo. Alla Doom, diciamo, alla Doom, sì, alla Diablo 3, alla Diablo 1, anzi, alla Diablo 1, Diablo 2. Si potrà giocare anche in multiplayer, quindi consigliatissimo. Non so se è uscito anche su PC, mi pare di no. Comunque, io ve lo consiglio al volo se avete una PlayStation 2 perché è un bellissimo gioco. Spesso volete giocare in 2 o in 3 o in 4. Poi un altro gioco che non è un granché, Myth Makes Orbs of Doom, è un gioco d'avventura alla Spyro, per capirci. Però un po' sottotono, secondo me c'è di meglio in giro rispetto a questo, ce ne sono tante avventure su PlayStation 2. Un altro gioco che in realtà non è un gioco, Music Maker Rockstar, questo è un programma per fare musica. Rockstar, quindi ci saranno chitarre, suoni da rock, suoni rock, cose così. Però io vi sconsiglio di prenderlo per PlayStation 2, al massimo prendetelo per PC, così lì col mouse è più facile fare musica, qui con il pad è un po' complicato. Comunque volevo provarlo per vedere com'era. Poi un altro gioco che vi sconsiglio, Un piedi piatti a Beverly Hills, ovvero Beverly Hills Cop, sarebbe il gioco del film. È un spara tutto in prima persona, però la grafica è sottotono, la giocabilità non è un granché. Poi una marca strana, Blast, che conosco, quindi io ve lo sconsiglio, a meno che avete amato il film, però anche in quel caso ve lo sconsiglio. Poi un bel gioco da maniaci, DMT2 Track Me Harder, eccolo qua, come vedete la signorina sulla copertina. Praticamente questo è un gioco di camion, tipo 18 Wheel Heaver, non mi ricordo come si chiama, il gioco che è uscito sempre su Dreamcast, parlo sempre di Dreamcast, ma ecco, è vero, è uscito là, poi l'hanno convertito anche per PlayStation 2. Quello era bellissimo, un bellissimo arcade. Questo rispetto a quello è meno divertente, anche se ha più cose da fare. In più ci sono le signorine qua che lì non c'erano, però se dovete prendere un gioco di camion vi consiglio più quello, che è migliore di questo. Poi ho preso l'ultimo gioco che mi mancava della serie di Naruto su PlayStation 2, ovvero Naruto Uzumaki Chronicles 2, e con questo completo tutti i giochi usciti su PlayStation 2 di Naruto, era l'ultimo che mi mancava. E lo consiglio a tutti gli appassionati di Naruto, questo non è il picchiaduro, è l'avventura, è un po' diversa rispetto agli altri giochi di Naruto picchiaduro usciti sempre su PlayStation 2. Io ve lo consiglio anche questo perché è abbastanza divertente. Poi un altro picchiaduro a scorrimento, Power Rangers Super Legends, un gioco dei Power Rangers. Consigliato solo agli appassionati di Power Rangers perché non è un granché, anche se è un picchiaduro a scorrimento. Mi sa che è uscito anche su Wii, se non sbaglio. Non ve lo consiglio perché non è un granché.
Poi un altro gioco di quelli che non è un granché, ovvero FIFA Street, ovvero non è un granché, che l'ha giocato, si è divertito un sacco questo gioco, però diciamo valore, come valore collezionistico non è un granché, però era uno dei FIFA che mi mancava per completare la collezione. FIFA Street 2 ce l'avevo già, c'ho tutti i FIFA usciti su PlayStation 2, mancava solo FIFA Street, mi sa che ho completato i FIFA. Poi abbiamo Judge Dredd, Dredd vs Death, eccolo qua, con la copertina come vedete è fosforescente, nel senso questa parte sembra specchiata, è molto carina, però a parte la copertina carina il gioco non è un granché, anche se è distribuito da Sierra e prodotto a Rebellion, però potevano fare un po' di più secondo me. Pensate che mi piace più la versione che è uscita su 3DO, lo spara tutto con la pistola, che è questo qui. Poi un classico, Colin McRae Rally 3, della serie di Colin McRae, gioco di rally, bellissima grafica per essere su PlayStation 2, ha una grafica tipo Gran Turismo 4 per capire. Anche bella la simulazione, è fatta bene, quindi agli amanti delle simulazioni di rally lo consiglio, anche se forse se trovate la versione PC un po' meglio perché è ancora meglio la grafica. Un altro gioco che non è un granché è Hey Toy Groove, un gioco di quelli in cui si usa la telecamera Hey Toy, vi muovete, fate le azioni che dovete fare, ma fino a un certo punto è divertente, poi un po' stanco in questo genere di giochi. Poi abbiamo un gioco di moto, che anche questo non è un granché, Crescent Suzuki Racing, eccolo qua. Ci sono solo moto Suzuki, ci sono anche quelle moto con sidecar, con il passeggero che si deve piegare per prendere le curve, quella è una cosa interessante, però sono solo modelli Suzuki, quindi un po' ristretto, non come Ride che è uscito adesso, ci sono tutti i modelli, però diciamo per gli appassionati di moto e per gli appassionati Suzuki potrebbe andare bene. Poi sempre moto, sempre monomarca, qui abbiamo moto Harley Davidson Motorcycle Ace of the Rally, eccolo qua, altro gioco di guida con le moto, qui sono solo Harley Davidson, questo è un po' più arcade rispetto a quello là, però devo dire anche qua non è niente di che, magari consigliato agli appassionati dell'Harley Davidson per avere un gioco anche della loro moto preferita. E poi sempre giochi di guida, mi sono preso un paio di giochi della serie di Formula One. Qui abbiamo Formula One 2001, questa è l'edizione limitata che conteneva anche un DVD con insomma il riassunto di come era andato il mondiale. E questo praticamente è il diretto successore di Formula One che è uscito su PlayStation 1. Io ricordo ancora il migliore, rimane Formula One il primo per me, il più arcade che c'era, che l'ho visto anche in sala giochi, pensate un po'. Tutti gli altri poi mano a mano non mi sono piaciuti, anche perché non mi piace tanto giochi di guida. Però per gli appassionati di Formula 1 a quei tempi poteva essere bello. E naturalmente poi ho preso anche Formula 1 2002, eccolo qua, versione normale, anche qui c'era la limitata con il Blu-ray ma non l'ho trovato. Anche questo rispetto al 2001, grafica migliorata, tutti gli aggiornamenti su piloti e squadre, però alla fine è sempre lo stesso. E poi anche il 2003 che era uscito in esclusiva, qua ce l'hanno scritto proprio, esclusiva PS2, questo è anche uno dei giochi più nuovi diciamo, infatti vedo che la scritta PS2 assomiglia a quella di PS3. E forse anche l'ultimo che è uscito su PlayStation 2, poi il successivo, il 2004 mi pare che è uscito sulla 3, non voglio sbagliare, comunque solito gioco, grafica ancora migliore rispetto al 2002, però è sempre la stessa storia, chi piaceva il gioco di Formula 1 lo prendeva, lo pagava 50 euro, l'anno dopo costava 50 centesimi, perché sono così i giochi sportivi. Poi ho preso True Crime Street of Los Angeles, un gioco alla GTA, però in questo caso voi siete un poliziotto, non dovete andare in giro a rubare macchine, uccidere persone, cercate di arrestarle le persone piuttosto. Abbastanza bello devo dire, l'ho provato ai tempi e mi piacque. È uscito anche un seguito, Street of, questo è Los Angeles, quello mi sa che era New York. E poi il seguito, il gioco che vi ho fatto vedere prima di Xbox One, è il seguito spirituale di questo qua, quindi anche quello è molto divertente, molto più di questo, però è comunque divertente. Poi abbiamo un misto tra un gioco di ruolo e uno strategico, ovvero Harvest Moon, che voi siete un fattore, non un fattone, un fattore di una fattoria, e dovete cercare di mandare avanti la vostra fattoria, però
all'interno c'è una storia tipo gioco di ruolo, quindi dopo andrete in giro al mondo a parlare con le persone, a fare le quest, insomma è un gioco particolare, a me non piace particolarmente, però devo dire è abbastanza interessante, ce l'ho anche su Wii una versione di questo Harvest Moon. Poi ho preso due giochi della serie The Sims, ovvero The Sims 2 Island, eccolo qua, un po' diverso dai normali giochi The Sims perché questo è ambientato su un'isola, dovete cercare di sopravvivere, di costruirvi la casa con le canne, cercare di, da mangiare, quindi un po' diverso, forse un po' più interessante dei normali giochi di The Sims. E poi The Urbs, Sims in the City, eccolo qua. Questo invece è ambientato nelle metropoli, quindi super città, un po' più moderno dei normali The Sims, che non ha avuto un grandissimo successo rispetto a The Sims 3 o 4, però è abbastanza interessante l'idea. A me, ripeto, non piace questo genere di giochi, però chi l'ha provato è rimasto contento. Poi passiamo a un capolavoro, ovvero una collezione di capolavori. Qui abbiamo Street Fighter Alpha Anthology, che contiene tutti i capitoli di Street Fighter Alpha, tra l'altro usciti sempre su vecchie console, PlayStation 1, Sega Saturn. Qui contiene, vedo, Street Fighter Alpha 1, 2, 2 Remix, penso che sia, 3, e poi c'è Puzzle Fighter. Ah, ci hanno messo anche Puzzle Fighter, vabbè. Ci può sempre stare, ci sono i personaggi di Street Fighter Alpha in Puzzle Fighter, che poi è molto divertente. Quello non è un picchiaduro, è un puzzle, però è la collezione bellissima, imperdibile per gli appassionati di Street Fighter, per i possessori di PlayStation 2, per gli amanti del picchiaduro dimensionale. Insomma, non perdetelo perché è un bellissimo gioco e ve lo consiglio. Altro bellissimo gioco, eccolo qua, Metal Slug 5, che se non sbaglio è uscito in esclusiva su PlayStation 2, come il 7 è uscito in esclusiva su DS, il 6 non lo so dove sia uscito, mi sa che su 3DO, no? Su Neo Geo non è uscito il 5, non vorrei sbagliare, comunque mi pare che sia così. Comunque consigliatissimo agli appassionati dei giochi arcade, appassionati di Neo Geo, perché è comunque un nuovo capitolo della serie Metal Slug imperdibile, bellissimo, io ve lo consiglio. Tra l'altro sta uscendo il 3 su PlayStation 3 e PlayStation 4 nello store digitale, quindi questo è il 5, meglio del 3. Sento un rumorino, forse si è staccato il CD. Poi un altro capolavoro, ovvero capolavoro, un altro bellissimo gioco, un picchiaduro a scorrimento, a differenza dei Power Rangers. Questo è Death by Degrees con Nina Williams, la protagonista di Tekken, una dei tanti lottatori di Tekken, qui è la protagonista di questo gioco. È un bellissimo, una bella idea diversa, è un Tekken a scorrimento, da qui poi è nata l'idea di inserire la storia, story mode a scorrimento anche dentro il Tekken nuovi, però prima è uscito questo. È interessante, un bel gioco, quando fate i colpi vedete tipo se si rompono le costole tipo alla Mortal Kombat, quindi è interessante, ve lo consiglio se avete una PlayStation 2, anche se non è facile da trovare, ho avuto un po' di fortuna. E poi un altro gioco che non è un granché, La Bussola d'Oro, il videogioco ufficiale, altro tie-in che ve lo sconsiglio perché di solito non so niente di che. È stato interessante la versione per DS, che è meglio di questa, quindi vi sconsiglio questa, prendete quella. Con questo terminiamo i giochi per PlayStation 2 e passiamo invece a quelli per PlayStation 1. Un mio amico mi ha venduto due giochi per PlayStation 1. Qui abbiamo un gioco niente di che di interessante, Crime Killer, un gioco di corse, di inseguimenti, dove voi siete la polizia e dovete chiappare i ladri, insomma, qualcosa del genere, niente di che, insomma. Però insieme a questo mi ha venduto qualcosa che potevo mettere tranquillamente tra le chicche del mese, la chicca del mese, infatti ho preso CTR Crash Team Racing. Ragazzi, stupendo, capolavoro, bellissimo, divertentissimo, consigliato a tutti, chi possiede una PlayStation 1 non può non avere questo gioco, i collezionisti non è facilissimo da trovare, infatti tutti e due insieme li ho pagati 40 euro perché li ho dovuti prendere tutti e due, se no magari potevo prendere solo quello, ma può essere che pagavo 40 euro solo quello, quindi va bene così. Io ve lo consiglio, secondo me è un capolavoro, uno dei capolavori usciti su PlayStation 2. Che dire, è divertente come Mario Kart, se non di più, quindi bellissimo, si può giocare in multiplayer in 2, 3, se non sbaglio in 4, bellissimo gioco. E poi passiamo a Sega Saturn,
dopo PlayStation 1 e l'avversario Sega Saturn, non con i giochi che sto registrando e ancora ce ne sono tanti, ma mi è arrivato un altro mini lotto direttamente dal Giappone che conteneva tra l'altro questa Collector Edition. Questo è Langwisser 4, un gioco di ruolo, un classico RPG. Questa è la versione Collector Edition, purtroppo all'interno doveva contenere delle spille, ma non c'erano, però almeno c'è la scatola, le cartoline, il gioco con una scatola un po' diversa, quindi va bene lo stesso. Anche essendo in giapponese ingiocabile, però lo devo prendere per completare la collezione dei giochi Saturn giapponesi, perché la voglio finire anche quella. Poi mi è arrivata un'avventura interessante, Eve Burst Error, eccola qua. Questa è un'avventura grafica molto sexy, infatti c'è il bollino giallo, che sarebbe il bollino dei tatè minori, diciamo, giapponesi di quei tempi. Non so se c'è ancora adesso lo stesso. Comunque, il gioco è, non è porno, è sexy, diciamo, però si rifà al manga, l'anime Eve, e, essendo in giapponese non sarà giocabile al massimo, però per vedere le scene, puoi fare le scelte a caso, magari ci riesci andare avanti, interessante. Poi un bellissimo gioco di ruolo che ho giocato già in versione PAL, Shining in the Holy Ark, bellissimo, è un gioco di ruolo in cui i dungeon si vedono in prima persona, voi camminate nei dungeon, poi invece è tutta grafica poligonale, però i personaggi sono un 2D strano all'interno di un mondo 3D. È interessante, diciamo, la storia è carina, ci ho messo un bel po' a finirlo, anche perché è tutto in inglese, questo in giapponese addirittura sarà ingiocabile, quello lì però l'ho finito. Se avete un Sega Saturn ve lo consiglio, perché è un bellissimo gioco da prendere al volo. E poi, infine, no, non infine, perché ce n'è un altro, c'era un'altra avventura grafica, questo è Crossword, scritto in giapponese, però me lo ricordo perché ce l'ho anche su PC Engine, è Generation Crossword, gioco di un'avventura grafica ambientata nelle scuole superiori giapponesi. Questa è la versione Saturn di quel Generation che avevo fatto vedere tempo fa per PC Engine, quindi una grafica un po' migliorata nelle animazioni, comunque sempre un'avventura grafica giocabile perché è in giapponese. E finiamo con un gioco che, anche se è in giapponese, è comunque giocabilissimo, è stupendo, ovvero Virtua Fighter 2, bellissimo gioco, imperdibile per tutti per chi possiede un Sega Saturn, nella versione PAL o USA, la migliore è la USA perché si vedeva a una frequenza maggiore rispetto a quella PAL, mi sa che anche questa giapponese ha la stessa frequenza di quella USA, non so, penso che sia così. Comunque, bellissimo gioco, uno dei miei picchiatura 3D preferiti, quindi ottimo. E poi con questo si concludono i giochi di questo mini lotto che non ho pagato tantissimo, e riprendiamo qualcuno dei giochi che ho registrato, visto che ho registrato il 2, mi sono trovato a registrare anche il primo, ovvero Virtua Fighter 1, il primo, eccolo qua, il primo Virtua Fighter, quello con la grafica quadrettosa, però è interessante, uno dei primi picchiaduro tridimensionali che è uscito in sala giochi, se non il primo addirittura. Anche questo ha meno personaggi di quello, però è abbastanza divertente. Io non ho giocato questo, ma ho giocato questo, ovvero Virtua Fighter Remix, che sarebbe l'identico Virtua Fighter però con le texture migliorate, cioè lì non c'erano proprio le texture, quindi gli hanno messo le texture sui poligoni, hanno aumentato anche un po' la velocità, il sonoro l'hanno migliorato, quindi io ho giocato questo remix bellissimo. Tra l'altro questo non è il remix normale che avevo già, questo è il remix Net Edition, cioè che ti permetteva ai giapponesi di giocare anche online, quindi ho tutte le versioni di Virtua Fighter giapponesi, cioè l'1, il remix, remix Net Edition e il 2, anche PAL, quelli USA li ho venduti, peccato. Poi c'è un gioco di baseball, Greatest 9, non so esattamente se sia questo il titolo, perché c'è scritto qua, no, non lo so, comunque chiamiamolo Greatest 9, solito gioco di baseball con le squadre giapponesi, chissà di che anno è, non so, mi sono 97, 1997 se non sbaglio, comunque è abbastanza interessante, devo dire, avevo la versione europea che ha un altro nome che ora non ricordo, e l'ho provato, è abbastanza carino da giocare. Poi una collector, ragazzi, un'altra collector, questa è Forever With You di Konami. Purtroppo non è la vera collector, perché
doveva avere un'altra scatola grande con altri contenuti e all'interno ci doveva essere questa scatola di cartone, quindi il gioco. Purtroppo solo questo pezzo, almeno c'è il gioco. Anche questa è un'avventura grafica, ingiocabile perché è tutto in giapponese. Devo cercare di procurarmi il resto e vediamo se ci riesco di questa collector. E finiamo con una giofeca, ovvero 0404 Champ Doozy J Rai Type R, che titolo assurdo. Poi guardate la copertina, vi sembra un gioco di auto normale, invece no, non è un gioco di auto, è un gioco di... non so come si chiamano, sono gli spari, li chiamo io, quando ci sono due macchine che partono insieme, la strada è sempre dritta, non devi girare, quindi chi cambia meglio le marce vince. Poi la grafica non è un granché, in generale il gioco non è un granché, sconsigliato se ve lo volete giocare, però per la collezione era in quel megalotto e poi ci voleva, quindi me lo sono preso. E con questo, ragazzi, completiamo, tra l'altro è uscito anche su Super Nintendo questo gioco, eh? Mi ricordo che c'era lo stesso gioco Super Nintendo. Comunque, ragazzi, concludiamo i retro games e passiamo a quelli che sono stati gli extra di questo mese. Come vi dicevo prima, devo mettere anche il busto tra gli extra, visto che non è il gioco, ma là c'è scritto Limited Edition, il nome del gioco. Sapendo che esiste anche il gioco, l'ho messo là. Ma passiamo con gli extra, che sono tutti Amiibo. Vai con gli extra. E quindi, ragazzi, tra gli extra ho preso un sacco di, di statuette di Amiibo, che vi mostro due e due perché ne ho prese due da una catena, due da un'altra, due da un'altra. Cominciamo con questi due, che sono i primi che mi vengono avanti, che ho preso da MediaWorld, sì. Ecco qui Bowser e Lucario. Si capisce che l'ho preso da MediaWorld perché c'hanno quegli adesivi che non se ne vanno, lì per fortuna che è andato, qui no, comunque. Ecco i primi due, Lucario e Bowser, che ho pagato 15 euro lì in prezzo pieno da, appunto, da MediaWorld. E poi abbiamo questi due che ho preso da Amazon, ovvero Donkey Kong e Pikachu, che ho pagato 12 euro, li costa un po' di meno, ottimo prezzo, perché 12 euro è un ottimo prezzo. Poi abbiamo questi due che ho preso da Carrefour, ovvero Peach e Toon Link, il Link bambino qui, questi qui li ho pagati anche 12 euro, capisce che sono lì perché ci sono dei buchi qua, perché gli fanno sti buchi, comunque ottimo prezzo anche questo, a 12 euro. Poi ho preso da Multiplayer questo Shake e Ick, un po' più nuovi rispetto agli altri. Questi li ho pagati sempre 15 euro a pezzo pieno. E infine ho preso da GameStop sempre a pezzo pieno Link normale e Zelda, i due fidanzatini, sempre a pezzo pieno da GameStop. E con questo, ragazzi, si concludono gli extra, che non sono pochi. Mi mancano praticamente 4-5 e completo la prima serie. Già mi stanno arrivando un paio, quindi, ragazzi, il mese prossimo ci saranno altri Amiibo. Si concludono gli extra e passiamo alla chicca del mese. E anche questo mese, ragazzi, la chicca arriva da PC Engine Works. Infatti hanno fatto un lotto di tre giochi, eccoli qua, tre giochi che hanno messo insieme in questo lotto, ovvero sono sempre dei remake, sono delle rimasterizzazioni dei giochi originali usciti su PC Engine, che sono ormai introvabili. Pensate che sono talmente introvabili che di alcuni non ho trovato nemmeno i video su YouTube, quindi pensate un po'. Questo è un gioco di ruolo, Starlight Odyssey 2, molto carino, gioco di ruolo molto carino, bella grafica, cartoni animati, molto, se non sbaglio l'hanno fatto in inglese. Sì, è giapponese, ma loro l'hanno masterizzato nella versione inglese. Poi un altro gioco di ruolo, tra l'altro, come potete vedere, qui c'è una scatola dorata, eccola qua, è di cartone, stile libro, c'è il libretto di istruzione stile libro, all'interno il gioco, la stessa cosa questo, solo che invece che dorata è argentata. Questo è Xac 3 The Eternal Recurrence, anche questo è un gioco di ruolo molto carino,
anche questo probabilmente l'hanno tradotto tutto in inglese, e la versione originale è giapponese. Tutte e due sono dei bellissimi giochi di ruolo, io li consiglio, ma quello che mi piace di più è questo qua, perché ragazzi è uno sparatutto. Chico Rider, non so come dice Chico Rider, se fosse spagnolo Chico, è uno sparatutto a scorrimento verticale, bellissimo, lo sapete, amo questo genere di giochi. Quando ho visto che si poteva preordinare anche singolarmente qua, però ordinando questo lotto insieme io l'ho pagato di meno, quindi li ho presi tutti e tre, eccoli qua. Ah, i collezionisti PC Engine li consiglio, almeno consiglio quelli che si trova, gli altri due mi sa che non si trovano più. Comunque ragazzi, ottimo come sempre, ci sono sempre le monetine. Di questo non vi ho fatto l'unboxing perché sono singolarmente, non c'è gli extra come lì, ci sono le solite monetine e basta. Comunque ve lo consiglio lo stesso. E ragazzi, con questo si conclude anche questa puntata degli ultimi arrivi. Spero che la nuova ambientazione vi piaccia, così sono un po' più vicino, vi posso mostrare meglio i giochi. Spero si sente anche meglio la voce, che il fischio è andato via, perché adesso sono lontano dal computer, quindi non si dovrebbe sentire il fischio. Scusatemi, ripeto, se ogni tanto guardo là, guardo là, perché lì c'è lo schermo e vedo come si vedono i giochi, quindi ci sono i riflessi. E niente ragazzi, anche oggi, nonostante una puntata semi normale, sono stanco, non ho più voce, perché comunque i giochi PlayStation erano parecchi, PlayStation 2. Poi mi sono dimenticato di fare play a un pezzo di video, l'ho dovuto rifare, quindi è durato il doppio, ma va bene, voi non lo sapete, lo so io che l'ho raccontato due volte. E con questo ragazzi vi saluto, vi mando alla prossima puntata degli ultimi arrivi. Prossimo mese non ricordo se ho ordinato qualcosa di interessante, mi sembra Mortal Kombat, sì, dovrebbe arrivare la collector esclusiva Amazon di Mortal Kombat. E ragazzi, devo dire più, un abbraccio a tutti e alla prossima, ciao ragazzi.